La ragione guida l'uomo. Qui non c'è idealismo. Qui c'è una sottolineatura della forza critica della ragione, della capacità della ragione di indicare una strada e di spingere, sollecitare l'uomo verso di essa. L'essere più ragionevole del mondo potrebbe sempre aver bisogno di particolari moventi provenienti da particolari oggetti dell'inclinazione per la determinazione del suo libero arbitrio. Potrebbe inoltre fare intervenire la riflessione più razionale possibile su ciò che concerne sia la somma massima di moventi, sia i mezzi necessari per raggiungere il fine connesso a tali moventi, senza neppure sospettare la possibilità di una legge morale che comandi in modo assoluto e che esiga di essere essa stessa movente, anzi, il movente supremo. Questo è il discorso che si faceva, no? La maggioranza degli uomini non è persona, cioè la maggioranza degli uomini è mossa da interesse, da sensibilità, da desideri e non dalla ragione come legge. Se questa legge. Perdonami. Ovviamente a questo tema si lega anche quell'altro che c'è in Locke e c'è in Kant. La persona la cui vita è dedicata al lavoro per poter mangiare non può votare, perché non può avere una visione razionale, disinteressata, universale intorno ai problemi dello Stato. Perché è tutto preso dalla sensibilità, che è la dichiarazione fortissima, non del carattere di classe della cosa. Se questa legge non fosse data dentro di noi, non potremmo, per mezzo di qualsiasi ragione, né scoprirla come tale, né convincere il libero arbitrio ad adottarla. Tuttavia, essa sola ci rende coscienti dell'indipendenza del nostro libero arbitrio dalle determinazioni di qualsiasi altro movente, cioè della nostra libertà, così al tempo stesso dell'imputabilità di tutte le nostre azioni. Ecco, questo è un tema di grande interesse. Cioè, il senso immediato è evidente. E cioè, perché io sia imputabile, perché si possa dire questa è colpa tua o questo è merito tuo, è necessario che io abbia agito sulla base di una libera scelta, cioè di una scelta razionale, non condizionato da esigenze fisiche, da necessità pratiche, eccetera. E quindi qui viene immaginato un momento della scelta in cui io uomo sono messo di fronte a questa alternativa, seguire la ragione o seguire una stimolazione diversa da quella della ragione. Come dire, immaginate un'esperienza neutrale, no? In cui io ancora non agisco, ma ho di fronte a me due mondi diversi. Mi oriento verso l'uno o verso l'altro. Questo è un tema che continuerà in particolare nell'esistenzialismo, quando si farà la polemica contro il determinismo. In realtà, dice Sartre, tu scegli sempre. Puoi anche scegliere di non scegliere, ma scegli. E quindi c'è questo attimo, per così dire, in cui tu stai di fronte al mondo, non dentro il mondo, e lo puoi giudicare. Puoi andare da una parte o dall'altra. In questo senso credo, va bene, il senso antipositivistico della cosa è evidente, non c'è un predeterminismo dei comportamenti, né sul piano individuale né sul piano storico.
Ma qui si intrufola maledettamente la psicoanalisi. Appunto, non c'è un precondizionamento per cui è inevitabile che io faccia una certa scelta. Se io faccio quella scelta, c'è sempre un motivo sotto, ne sia io consapevole o no, e il mio compito è diventarne consapevole, perché? Perché in un'altra occasione io possa trovarmi appunto neutro di fronte al mondo e scegliere quello che ritengo ragionevolmente migliore. Allora, qui inizia, insomma, è presente qui una problematica di un'estrema modernità, e che è questa problematica della soggettività che sceglie. È interessante che nella prefazione alla fenomenologia Hegel insiste molto sul fatto che non c'è storia se il soggetto non sceglie. Il mondo ha un suo certo ritmo, ma ha quel ritmo perché c'è l'uomo che interviene in un modo o nell'altro. E quindi è interessante che tutta la polemica postmoderna, per esempio, contro il determinismo della scienza, contro il determinismo di Marx, di Hegel, eccetera, eccetera, sono tutte tonterie. Non è vero nulla, è tutto il contrario. C'è invece proprio in questa cultura, tra fine Settecento e Ottocento, il senso drammatico della scelta. Ricordo ancora, la psicologia del profondo nasce dal problema della personalità multipla. E la personalità multipla che cos'è? È una persona che sceglie senza saperlo, che sceglie oggi di essere in un modo, domani in un altro, ora in una maniera, ora in un'altra. Però questa sua scelta non è consapevole, è un meccanismo che la guida. Allora il problema è quello di togliere la scelta dal meccanismo e farla diventare parte della ragione. E quindi una scelta consapevole. Voi sapete che nonostante il fatto che esista un sacco di gente che si dice comunista, un sacco di gente dice anche non c'è più la classe operaia, dimenticando completamente che la classe operaia, così come la personalità, non si crea senza coscienza. E quindi l'impegno culturale dei partiti comunisti è sempre stato storicamente altissimo, tranne oggi, vabbè, adesso abbiamo quello che abbiamo. Ma è sempre stato altissimo perché? Perché la classe non esiste in sé. Esiste in sé, ma deve diventare cosciente di sé. Allora è effettivamente un soggetto storico che agisce consapevolmente. Per che sé, per sé, diciamo. Questo aspetto, ecco, centrale, che diciamo anche un raggiungimento filosofico che è avvenuto dopo, diciamo, il passaggio da Kant a Hegel e a Marx, ecco, su un ambito più, diciamo, più specificamente, insomma, diciamo, dell'aspetto, vabbè, Marx non è filosofia in generale, ma la questione più politica. Sì, politiche economiche, dell'organizzazione della sociale, insomma. Questo ha lavorato contro, da una parte, la Chiesa, cosa che ha sempre fatto, però diciamo nel Novecento ha lavorato contro tutta una serie di pensatori, diciamo, i cosiddetti strutturalisti, che o in un ambito o in un altro hanno avversato questa... In parte hai ragione, infatti... È molto interessante, e lo studiano questo problema anche gli antropologi,
il tema del rapporto tra storia.